We get it almost every night when there Allora, invece noi apriamo ovviamente sì. con il nostro spazio dedicato alla cronaca. Quale può essere l'argomento di apertura oggi? La scuola, le ordinanze che si susseguono e si rinnovano. Sveglia alle 6, scusami. Sì. Ti racconto la mia. Dimmi. Sveglia alle 6 per seguire il gruppo della classe di mia figlia, sì. perché ieri sera ci siamo addormentati in un modo, stamattina ci siamo svegliati in un altro. E il mondo era cambiato, sappiatelo. Certo. Quindi per favore, dammi notizie. Lo sappiamo perché non è stato solo un tuo problema, ma è stato il problema di tutte le famiglie che hanno figli a scuola, perché ieri sera c'era un'ordinanza, stamattina invece era tutto rivoluzionato. Quindi in Puglia sulla scuola c'è questa guerra tra il TAR e la Regione, è sospesa l'ordinanza di Emiliano che ieri sera appunto ad ultima ora ne emana un'altra. Riaperture collegate alle vaccinazioni. Però per sapere appunto come si sta evolvendo meglio questa situazione ci colleghiamo con Giovanna Bruno. Giovanna. Daniela, buon pomeriggio. Visto, sono tornata a scuola, anzi sui banchi a rotelle, i famosissimi banchi a rotelle. Li abbiamo trovati qui alla Massari Galilei e con me c'è la dirigente di questo istituto comprensivo Alba De Cataldo. Io comincerei col chiederle com'è andata stamattina, perché Daniela riepilogava le evoluzioni delle ultime ore da ieri pomeriggio, la sentenza del TAR, poi l'ordinanza in serata. Stamattina com'è andata nelle scuole? La dirigente ha questa scuola che è una secondaria, quindi quelle che ai nostri tempi erano medie, e poi anche una scuola d'infanzia e una primaria. Quanti alunni c'erano nelle diverse scuole? Nella scuola dell'infanzia c'è un 45% degli alunni in presenza, nella scuola primaria erano un po' di più, un 70%, e una percentuale più bassa, il 40-45%, nella scuola secondaria. E insomma, ovviamente chi ha i bimbi più piccoli, quelli delle elementari, la primaria, ha preferito venire a scuola, magari con l'infanzia si sono barcamenati un po' con nonni, zii e varie soluzioni. L'ultima ordinanza del governatore Emiliano ha di fatto cancellato il 50% per le scuole di primo grado e quindi è presumibile che le richieste possano anche aumentare nei prossimi giorni. Ci ha detto che oggi le primarie erano al 70%, quindi già 20% in più. Diciamo, noi ieri stavamo raccogliendo le richieste dei genitori sulla base della precedente ordinanza e quindi considerando il limite del 50%, e le richieste tra tutte e tre gli ordini erano 320 su 800 in tutto che sono gli utenti della scuola, quindi più o meno insomma come percentuali non erano altissime. Chiaramente adesso potrebbero aumentare considerando che non c'è più questo limite e che soprattutto la scuola non ha più l'autonomia neanche di valutare se eventualmente la motivazione può rientrare insomma nella casistica prevista o meno, per cui ci affidiamo. E già, perché mentre nella precedente ordinanza, riassumo, era demandato ai dirigenti scolastici il compito ingrato, possiamo dire, di regolare l'affluenza per il 50% per ogni classe, in questa è saltato questo limite e in buona sostanza sono di nuovo le famiglie a scegliere. Peraltro è vero che c'è scritto per motivazioni non diversamente risolvibili, ma che potere avete voi di capire cosa c'è scritto e di controllare? Non solo non abbiamo il potere, ma non abbiamo neanche l'opportunità di farlo, nel senso che comunque noi non possiamo stabilire se quella motivazione può andare bene o meno. È stata tolta questa discrezionalità e quindi necessariamente noi dovremo accogliere tutti gli alunni in presenza le cui famiglie decideranno appunto per questa soluzione. Tanto che nella comunicazione che io ho appena pubblicato non richiedo la motivazione alle famiglie, perché a un certo punto è anche inutile. Peraltro in questa nuova ordinanza non c'è scritto, non c'è quella frase che in qualche maniera era stata anche richiesta dai sindacati nelle scorse settimane, cioè la scelta delle famiglie doveva essere assunta una volta per tutta la durata dell'ordinanza. Quindi in teoria un genitore può decidere di mandare il figlio a scuola 3 giorni e poi il giorno successivo no.
Allora, noi speriamo che questo non succeda, ma semplicemente perché proprio da un punto di vista organizzativo delle attività didattiche dei docenti questo non è assolutamente produttivo. Però effettivamente nel momento in cui non c'è più questo limite, noi ci possiamo aspettare tranquillamente che un alunno possa stare in presenza o a distanza a giorni alterni, e nessuno può dire effettivamente che è una situazione che non possiamo accogliere. Quindi Giovanna, tutto questo sta creando ovviamente una situazione di disordine, di disagio per i genitori, ma soprattutto appunto per gli alunni che hanno, cioè tutti quanti hanno un po' le idee confuse, ma loro adesso come affronteranno questo periodo? Sono pronti per continuare una buona didattica a distanza? Diceva Daniela, ovviamente tutto questo avvicendarsi di situazioni e regole ad esse connesse crea un po' di confusione anche negli utenti finali e nei genitori. Ci sono genitori che ancora non hanno capito cosa fare. Voi come vi state regolando? Siete pronti appunto a continuare in qualche maniera con il doppio ruolo presenza e una buona scuola a distanza? Potessimo scegliere, ovviamente no, non vorremmo continuare in questa maniera. Noi riteniamo che non sia molto produttiva la presenza di un gruppo, in particolare per la scuola primaria, dove i bambini effettivamente hanno bisogno della vicinanza della maestra, del maestro. Devo dire che per noi la situazione non è semplice e notiamo che c'è grande confusione nelle famiglie. Io devo essere sincera, stamattina alle 6 già nelle chat tra noi dirigenti ovviamente si commentava l'ordinanza, e verso le 7 ho iniziato a ricevere le prime telefonate da parte di genitori confusi, perché io ovviamente ieri avevo pubblicato una comunicazione sull'organizzazione di questa giornata e alla luce della nuova ordinanza mi chiedevano se effettivamente potevano venire o meno a scuola, per cui la situazione effettivamente non è molto, molto chiara alle famiglie. Noi cerchiamo di utilizzare il linguaggio quanto più chiaro possibile, ma a volte siamo noi stessi che abbiamo difficoltà a comprendere come ci dobbiamo muovere. La difficoltà è anche che è una situazione in evoluzione. Parliamo anche delle vaccinazioni, perché l'ordinanza del governatore mette in relazione questo prolungamento della DID proprio alle vaccinazioni. I suoi docenti hanno già ricevuto la convocazione per la prima dose di AstraZeneca? No, non abbiamo ancora ricevuto nulla, perché almeno ci hanno detto che dovremmo essere avvisati noi referenti Covid 48 ore prima. Comunque, leggendo sulla campagna vaccinale, insomma, pubblicata, legata all'ordinanza, è scritto che per le scuole del primo ciclo di Bari la data è stata fissata per il 7 marzo. Quindi penso, insomma, che se verrà rispettata si tratterà della prossima domenica. La prossima domenica poi c'è già, ma questo l'avevamo già sentito in qualche altra scuola, Daniela, c'è qualche minima reazione ai vaccini. È un po' come per l'influenza, a qualcuno viene un po' di febbre, né più né meno, però ovviamente questo crea ulteriori complicazioni a chi deve organizzare le classi, perché se i bimbi sono in presenza o anche semplicemente in DAD ci deve essere un docente. Una situazione davvero complicata, però dall'altra parte ci sono i dati epidemiologici che non fanno stare tranquillissimi. In questa scuola in particolare non ci sono stati grandissimi problemi. In questa scuola, proprio questo, il plesso Massari, abbiamo avuto qualche caso, ma non abbiamo mai isolato le classi, perché i positivi erano comunque a distanza. Nell'altro plesso di scuola media, il plesso Galilei, diciamo da settembre ad oggi ho isolato tre classi, e nel plesso Montello, di scuola dell'infanzia e primaria, credo sempre tre o quattro, adesso non ricordo bene. Per cui no, i casi non sono stati tantissimi. Il problema è però che nel momento in cui c'è un bambino, un soggetto in generale positivo, ovviamente bisogna fare il tracciamento e quindi tutta la classe eventualmente è in isolamento, tutti devono fare il tampone, ci sono assenze dei docenti, anche dei soli supplenti, diventa effettivamente difficile poi da gestire, quindi comprendo insomma la ratio. Ultima domanda, per quanto ha potuto parlare con i suoi docenti, si sta parlando ora della variante inglese e della possibilità maggiore di contagio. C'è un po' di paura da parte vostra?
paura c'è. Noi ovviamente diamo ai docenti e a tutto il personale scolastico i dispositivi di protezione individuale. Quello che noi vediamo è che molti docenti utilizzano la doppia mascherina, ad esempio, proprio per una precauzione ulteriore, così come abbiamo distribuito anche delle visiere, perché la combinazione visiera trasparente e mascherina, insomma, dovrebbe essere un'ulteriore tutela. Però la paura c'è ed è tanta, sia per se stessi che per ovviamente magari chi ha genitori anziani. Alcuni hanno per esempio dei figli immunodepressi, per cui la preoccupazione c'è. Va bene, grazie Giovanna. Daniela, abbiamo un po' riassunto la situazione. Grazie a te. Grazie a Giovanna Bruno, grazie alla dirigente, insomma.